Il tempo è soprattutto un fatto aritmetico, ma qualche volta è un sentimento. C'è chi li aveva contati i giorni trascorsi lontano dalla Serie A, 1134. È un sogno lungo 3 anni, finalmente si è realizzato. Certo, gol su gol per Ferrante. Aver fatto 26 gol in una squadra che tra l'altro è prima in classifica e abbiamo già vinto matematicamente il campionato, una soddisfazione doppia. I numeri di oggi, i 4 gol rifilati all'Andria che vincendo domenica a Terni può raggiungere una salvezza ripidissima. Sommesse prima buca Lupattelli, poi fa il Lentini del bel tempo che fu e proprio Lentini segna il 2-0. I tifosi dell'Andria vedono la retrocessione e fanno capire perché la squadra pugliese ha il campo squalificato. Tra i primi gol del Torino e quelli che segnano il ritorno in Serie A, la rete di Mercer all'inizio del secondo tempo. Ma Ferrante ed Artistico chiudono la partita, consentendo ai tifosi di esultare. Il presidente del Senato, Nicola Mancino, in tribuna emozionato per tutta la gara, spiega perché il cuore toro è qualcosa di particolare, un battito che lega più generazioni. Le collega per il passato e per il presente. Il Torino non è una società miliardaria. Deve poter contare sul vivaio e questo è molto importante. La festa del Torino è fatta di canti e balli e secchiate d'acqua per il presidente Vidulic, ma mentre si intonano i cori Mondonico esce di scena come se volesse togliere il disturbo. È chiaro che avevo un debito con questa curva, con questi ragazzi. Quando me ne sono andato mi ha fatto piacere ritornare, portarli in Serie A. Adesso vedremo cosa succederà. Cosa può succedere per lei? Ripeto, professionalmente è chiaro che sono soddisfatto del lavoro fatto, però come uomo troppe cose non sono andate per il verso giusto, troppe cose non mi vanno a genio e perciò vedremo.